per me Monteverdi, Mozart e Bach sono i tre più grandi geni del mondo musicale. E il Vespro per me è uno dei capolavori di più altissimo livello che c'è nella storia della musica, perché comprende tutti i stili musicali che Monteverdi aveva disponibili nel primo 600. Musica della lirica che è stata inventata pochi anni prima a Firenze, poi la musica rinascimentale, polifonica, tipo Palestrina nei Salmi, e anche corali. Sì. Monteverdi è una musica sacra, una musica con una profondità immensa, però anche divertente, perché musica è stato il compositore di balletti, di madrigali, allora ogni tanto si sente un po' questo sentimento di feste nei palazzi veneziani, sul Canale Grande, si comincia quasi a ballare in alcuni salmi, allora una musica comprensiva, però a parte è una musica che ci porta con l'ascensione della Vergine al cielo e si tocca all'eternità. Cartellone è sempre più multidisciplinare, 56 concerti compresa l'anteprima, 600 artisti, più di 40 sedi differenti e tanti generi di musica, e poi questa inaugurazione col Vespro della Beata Vergine, che è uno dei pezzi che hanno fatto da base alla storia della musica.